Assunzione in sanità, il personale che entra è minore di quello che esce. Il messaggio è stato lanciato questa mattina dal segretario generale della CGIL Funzione Pubblica, Rossana Giacaz, ospite a Sveglia Trieste, prendendo spunto dalle numerose tematiche inerenti alla salute pubblica, dai CAP al pronto soccorso, dal burlo alle vaccinazioni, con la matrice comune della carenza di fondi e di personale. Le assunzioni in verità stanno assumendo, però è come un imbuto dove il buco è stretto dove assumiamo, il buco è molto largo dove la gente va via. Per questo poi noi siamo continuamente in affanno, perché pur essendoci stato un aumento delle assunzioni, c'è un aumento anche del tasso di fuga. Perché? Perché ci sono tempi determinati, troppi, che non riusciamo a... e quindi la gente si muove, perché se io faccio un concorso e viene uno dalla Sicilia, dopo un poco so già che se ne andrà a tempo determinato, no? Quindi dovremmo creare maggior stabilità e fare i concorsi, adesso ne faranno subito un altro, perché sono onerosissimi, hanno fatto questo errore di fare questo concorso regionale che poi ha buttato poco, i numeri stanno già finendo, perché appunto da lì pescavano tutte le aziende del Friuli Venezia Giulia. Quindi cosa volevo dire con questo? Che c'è una timida manovra sul personale che non è sufficiente. Io cito solo le giornate di ferie dell'azienda ospedaliera di Trieste, giusto per dare un dato di sofferenza del personale, che poi si riflette sull'utenza, no? È inevitabile, perché nessuno è una macchina in ospedale, cioè voglio dire, si ha a che fare appunto con persone, teste, gambe, cervelli, come diciamo sempre. In azienda ospedaliera, dati della Telesca, abbiamo 1300 giornate di ferie da recuperare. Cioè, quindi siamo a numeri enormi.